E rieccoci qua con questo nuovo episodio. Sapete già cosa sto per fare? Esatto, sto per chiamare uno di voi, come al solito. Oggi chiameremo Amedeo, che avevo già cercato l'altra volta, solo che era andata in questo modo. Amedeo? Una persona. È una persona a caso, prova a indovinare. No, che sa, c'ho la voce di Salvo io. Dai, allora, se ti dico che sei un pazzo e hai lasciato il tuo numero sotto al mio video, ci credi? Raga, non ci credo, cioè questo c'ha l'Alzheimer. Un'ora fa mi ha lasciato il numero. Amedeo? No, no, impossibile. Non lo so, chiedi anche alla Madonna se vuoi. Un gol con Aubameyang da fuori aria devo fare? Va benissimo, ok. Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale con questo 61esimo episodio della carriera. Allora, oggi, come vedete subito, ma come ci eravamo salutati insomma 2 giorni fa, giocheremo la prima partita dell'episodio che sarà l'ottavo di finale della Coppa Italia contro il Carpi. Il discorso è che non giocheremo solo le classiche 3 partite, perché dato che dobbiamo anche un po' affrettare la marcia in direzione poi di FIFA 17, di quelle che saranno le future uscite sul canale, insomma, oggi finiremo gennaio, dato che comunque non abbiamo fatto esattamente la prima metà, ma comunque la prima parte di gennaio l'abbiamo fatta nello scorso episodio, oggi concluderemo il mese e quindi giocheremo ben 5 partite o 6, perché non si sa mai, dato che potremmo passare il turno di Coppa Italia e di conseguenza affrontare ai quarti una squadra a gennaio, ma ancora non si sa. E poi nel prossimo episodio giocheremo insomma la prima metà di febbraio e così via. Ve lo dico per scrupolo, nel senso che così vi preparate anche a grandi episodi, dato che ogni volta mi chiedete di farli sempre più lunghi. Sono ragazzi che non posso portarvi episodi di un'ora, non perché non me va, ma semplicemente per il fatto che sono più complicati anche da fare, episodi più lunghi da registrare, ma soprattutto anche da montare. Detto questo, andiamo subito all'Olimpico per l'ottavo di Coppa Italia, martedì 9 gennaio 2018, Roma di fronte a Carpi. Spesso consideriamo il mercato fondamentale, ma comunque importante, specialmente in entrata. Lo è e lo sarà anche in uscita, perché in partite del genere, quindi dove il turnover può abbondare un pochino, come leggiamo adesso in grafica dalla formazione, quindi ci sono i vari Odegaard, Mačin ad esempio, che torna dopo tantissimo tempo, non so se ha mai giocato una partita ufficiale, a parte quelle del precampionato, con la maglia della Roma in questa carriera, torna anche Magyar. Insomma, tutti i giocatori che magari non sono in partenza, ok, però che devono avere la conferma e quindi proveranno ad averla contro un avversario che comunque non ci regalerà il passaggio del turno. Infatti nel campionato finì solamente 1-1 tra Roma e Carpi qualche settimana fa. È vero che adesso di fatto può essere totalmente un'altra partita, con la Roma che ha vinto contro il Sassuolo e quindi ha recuperato anche un po', oltre alla forza atletica di cui parlavamo nello scorso episodio, anche un po' quella mentale. Lo vedremo in questa partita e in questo episodio. Ovviamente poi penseremo anche al mercato. Ma è tutto pronto col Carpi che batterà e si comincia. Centro sempre Bacca. Lo vede Florenzi? Il cross quest'altra non arriva. Arriva invece dalle parti di Maximen, che la mette giù. Quindi Kanté, a sinistra John. Servito, occhio a Declan, che ha spazio per liberare il sinistro sul fondo. Anche con molta facilità riparte il Carpi. Palla dentro da Mbakoku che se l'allunga. Attenzione alla corsa di Mbakoku. Torna John che non lo prende. Mbakoku fino in fondo. Dentro per Lasagna. Non calcia nessuno. Lasagna torna sul mancino. Fa ancora Mbakoku. Spalle alla porta. Deve allargare. Occhi a Paciuti. Può andare dentro. Ecco il cross. Sbagliato. Si sono divorati una palla gol incredibile in contropiede. Perché sicuramente non gliene concederemo moltissime. Gagliolo. Benussi, qui rischia un po'. Mačin è lì, recupera un gran pallone Mačin, scambia con Maximen, calcia in porta! José Mačin, 1-0 per la Roma, eccolo qui, il gol conferma che ci voleva. Parlavo proprio di lui a inizio match e qui fa una grandissima cosa perché ruba palla a Poli, scambia con Maximen e butta giù la porta. Roma 1, Carpi 0. Recuperato però da Martigno, poi il tocco per Benussi, con i piedi non è un granché, infatti ha sbagliato nel primo tempo.
in quella grande occasione che aveva avuto anche sciupato Bacca. Eccolo qui ancora Benussi, risbaglia un'altra volta, Bacca sempre sul mancino, Bacca ora calcia in porta, Benussi con la gran parata, si rifà Lollo a mettere giù su Maximen che pressa. Poi Savione da Mbakoku, dentro, gran pallone, e poi Scuffet che ha preso, o meglio in realtà almeno in diretta mi è sembrato un gol clamorosamente sbagliato, perché il portiere non era, intanto seguiamo qui, dicevo il portiere non era al centro della porta, era tutto da una parte ed è riuscito clamorosamente il giocatore del Carpi a prenderlo. Lollo, Machin, ancora lui a recuperare, attenzione che c'è De Pai che parte, l'ho visto Machin, che palla per Memphis, Memphis, De Pai che la chiude all'83esimo, ma standing ovation dell'Olimpico per José Machin che ha giocato un partitone, riesce comunque a tenerla, ancora Fede, vuole il fondo, ovviamente la Roma non ha fretta, Ricci libera De Pai, attenzione a Memphis che la gioca dentro, per Bacca, 3-0, calcio spettacolo in questa azione della Roma, e tutti a casa. Torna al gol anche Bacca, sono contentissimo, anche perché non ha giocato una gran partita, si era anche mangiato quel gol nel primo tempo. E qui sono i cambi ragazzi, perché Ricci è molto lucido, De Pai non ne parliamo, e quindi la Roma è riuscita comunque a mettere in cassaforte una partita che era in bilico fino a 7 dalla fine. 3-0 infatti all'Olimpico, finisce qui con il triplice fischio che corrisponde anche ai 3 gol fatti. È normale che siamo superiori a questa squadra, quindi non ci sorprendiamo neanche più di tanto. Però vorrei farvi notare come è fondamentale la condizione fisica, come è fondamentale rinforzare un po' dal punto di vista numerico la nostra rosa. Perché prima della sosta eravamo praticamente col fiato cortissimo, eravamo molto sulle gambe e avevamo sofferto tantissimo contro questo avversario. Contro lo stesso avversario che teoricamente oggi avrebbe dovuto fare la partita della vita, perché nello scontro diretto, dopo che hai pareggiato all'Olimpico in campionato, puoi fare chissà che e sognare l'ottavo di finale, invece noi con la formazione probabilmente rimaneggiatissima, perché dall'inizio probabilmente 4 undicesimi erano, facevano parte del turnover, poi a partita in corso ci sono stati anche maggiori cambiamenti, ma con questi 11 comunque abbiamo vinto lo stesso. Per carità, adesso non dobbiamo aprire un dibattito su Roma Carpi, però è per farvi capire quanto può essere importante a volte anche curare questi aspetti quando stiamo, a detta di tutti, dominando comunque il campionato, perché in 2 passi falsi il campionato poteva potenzialmente riaprirsi. Io non penso che sia chiuso ancora, perché siamo a più 9 alla 18esima giornata e c'è ancora tantissimo da giocare, però ovviamente è importante anche curare questi aspetti, come dicevo. Detto questo, vedo una bellissima offerta accettata del Milan per Mattia De Sciglio, parlando proprio di giocatori da prendere, e quindi andiamo a perfezionare con la mosca in faccia. Io la uccido, perché è tutto il tempo che ho giocato Roma Carpi che mi sta addosso. Bayern Monaco per Benassia, dicono che si può partire da 25 milioni e noi abbiamo offerto 15. Andiamo su 20 milioni, più Verde avevamo inserito qui come contropartita. Quant'è che costa Verde, ragazzi? Io ho l'Alzheimer, non mi ricordo assolutamente nulla. Verde, ah beh, 7 milioni, non ho detto niente. Ora il Tottenham, che mi pare, che esageri parecchio. Allora, intanto abbiamo il Bologna, Wallace, giustamente, perché avremo anche lui in uscita, come dicevo prima. Allora, non mi ricordo quanto avevo chiesto io, però comunque loro ci dicono 3 e 4, quant'è che costa lui? No, sempre di meno, non esiste proprio, però vabbè dai, 200.000 euro ci accontentiamo, controfferta va bene. Adesso io spero che Wallace non si inventi nulla e vada senza problemi a chiudere la sua valigia per partire verso il Dallara, dato che a noi è completamente inutile. Ok, altre notizie molto interessanti, perché accetta De Sciglio, ma soprattutto accetta il Bayern Monaco. Qui dobbiamo fare una scelta, ci ho pensato, è ovvio che la priorità è Benassia e non Eriksen, tra i due ovviamente. Quindi andiamo sicuramente intanto a chiudere l'offerta per De Sciglio, ci restano 40 milioni a questo punto. Dobbiamo contare che ne spendiamo, quanti erano, 25 per il Bayern Monaco? Ah no, 20 milioni e quindi ce ne resterebbero altri 20. A questo punto ragazzi dobbiamo far sì che il Tottenham o accetti un'offerta minore oppure andare su un altro giocatore se vogliamo quel tipo di top player, insomma. Detto questo, allora De Sciglio a questo punto è un giocatore molto interessante e fin qui non ci piove, no? Direi a questo punto di provarlo, magari proprio a Pescara per vedere la sua condizione fisica, ma mi è morto il joystick e quindi ne parliamo dopo. Stavo controllando poco fa sul mercato, insomma, qualche giocatore papabile, se non arriverà Eriksen
ne ho trovati alcuni interessanti, tra cui, ed è quello che mi ispira un po' di più, è il Coco la Mela, sarebbe un altro ritorno a Roma, oltre all'eventuale Mehdi Benassia. C'è Rossi che sbaglia, Aubameyang ne approfitta, molta fame Aubameyang, come detto lo vuole un gol oggi il giocatore del Gabon, che vuole arrivare in doppia cifra per quanto riguarda il campionato. Ottima stagione per lui a livello personale. Ora De Rossi in zona tiro, calcia Daniele che trova il gol dell'1-0, un grandissimo gol di DDR. Pescara 0, Roma 1, è tornato dopo un periodo di pausa anche a causa di un piccolo infortunio, ed è tornato con un grandissimo gol. E Musià, Rakowski con i pugni a cercare Aubameyang, che riesce a mettere la giù a ripartire. Aubameyang è spaventoso quando parte. Perché non lo tengono? Perché è veramente un caro armato. Ancora Aubameyang, e occhio che è partito Ronaldo. Palla dentro per CR7, gli va dentro Aubameyang, Ronaldo butta la porta, Ronaldo calcia! 2-0, spettacolo per la Roma. Ma finisce comunque qui, con la Roma che vince 2-0 all'Adriatico contro il Pescara. Una grande Roma, le firme di De Rossi e Ronaldo. Allora, Ronaldo ha preso un colpo, come leggete, contusione alla spalla, ma starà fuori 5 giorni, quindi nulla di grave. A questo punto allenamenti, che sono molto importanti, e poi mercato. Allora, torniamo un attimo a parlare del calciomercato, perché il Bayern ha accettato la nostra offerta. Intanto Dragoschi diventa un 78. Il Bayern ha accettato la nostra offerta, adesso spero che Mehdi non faccia storie. Ho chiesto informazioni per la Mela, ho chiesto informazioni anche per un altro giocatore che sinceramente, ragazzi, ho veramente l'Alzheimer, non ricordo chi sia, ma adesso tanto lo vedremo insieme. Arrivano già due aggiornamenti, tre anzi, quattro. Allora, a Yanusai, adesso vi spiego perché. Intanto abbiamo venduto Wallace, benissimo. Yanusai partono da 25, la Mela da 29, però la Mela è in scadenza. Yanusai perché portò bene su FIFA 14, lo prendemmo proprio a gennaio dell'ultima stagione. E quindi vediamo un po', cioè ovviamente lui ha il contratto in scadenza tra un anno e 6 mesi, che non è poco. Io posso provare con un'offerta, un'offerta in realtà da, proviamo 15 milioni. Qui sarà molto più bassa, ragazzi, sarà molto più bassa perché voglio vedere intanto cosa mi chiedono loro. Ma alla fine sempre 15 milioni so, però vabbè. Però comunque è vero che ci chiedono di più, quindi è più bassa in prospettiva. Detto questo, lui ha il contratto in scadenza fra 6 mesi. E quando è così rosico, anche perché intanto rifiuta il contratto. Ah, ok, a posto. Pensavo per un motivo un po' più serio, tipo quello della prima stagione. Vuole avere un ruolo più importante. Allora vediamogli. Giocatore chiave è un rischio. Giocatore chiave è un rischio, in realtà. È un rischio perché non garantisco di farlo giocare. Vabbè, che per 6 mesi non avrebbe neanche il tempo di chiedere la cessione. Perché tanto poi finisce la carriera, quindi non è un problema. Vediamo, affronteremo il Napoli intanto, come abbiamo visto in grafica. Troppo bassa, loro ne chiedono 25 per forza. Allora, io andrei su 20 qui. Però è ovvio che la prima scelta rimane sempre il Coco, e quindi vediamo un po' cosa dice il Tottenham. Allora, il Napoli sarà la sesta partita di questo episodio, o meglio, in realtà la quarta, però comunque la sesta nel senso che è quella che si aggiunge. In Coppa Italia, il quarto di finale che si giocherà all'Olimpico, e quindi siamo leggermente favoriti almeno per questo. In campionato avevamo vinto 2-1 e avevamo giocato alla San Paolo. Tutto pronto, è cominciata la sfida ad Empoli, è la prima giornata del girone di ritorno, il giro di boa, all'andata finì 2-0. I nostri obiettivi è anche vincere la Coppa Italia. Intanto Bacca cerca spazio e lo trova, al centro lo si fa vedere Kanté, va alla tesa in mezzo per Kanté, arriva Aubameyang, la palla resta lì e Pelagotti la ritrova. Non c'è fallo su Declan John e quindi si gioca. Mi sbaglia ancora l'Empoli clamoroso, Bacca! Non perdona questa volta e porta avanti i giallorossi. Noi ringraziamo quando vanno così. E poi non posso che pensare a Menzo, e ne approfitto per salutarlo, perché lui ha sempre detto, per i nuovi soprattutto, perché ricordo la partita della passata stagione in cui ne avevo parlato, ha sempre detto che nonostante giochiamo a leggenda, e ve lo dico qui da dove me lo chiedete sempre, le difese fanno degli errori clamorosi. E quindi sì, mi fa un po' ridere perché mi viene da ripensare a lui ogni volta che ci sono questi errori. Occhio ai Barguen. In sporta i Barguen. Gran gol. E 1-1. Il pareggio del numero 7. Grande gol. Nulla da dire. Veramente una gran cosa. Qui riceve palla. Si gira benissimo. Tra l'altro su Umtiti ha un po' troppo spazio. E la insacca. Dove non può arrivare Dragoschi. Impressione Kanté. Ruba palla Kanté molto bene. Poi c'è Aubameyang che va in verticale. Servito. Occhio a Pierre.
A destra c'è il sostegno di Politano, servito benissimo da Aubameyang. Politano fino in fondo, Politano rientra, poi finisce per terra, non c'è nulla, dice l'arbitro. Ora Kanté, palla dentro per Aubameyang, attacca centralmente Nainggolan, bella palla per Nainggolan sul fondo. Stavo già esultando. L'ha appoggiata piano piano Nainggolan, sicuro di far gol. Ha mancato la porta di un soffio. Young, croce, dentro, bravissimo Umtiti, poi però un rimpallo clamoroso che favorisce Martinez. Attenzione a Martinez, di fronte a Dragoschi, calcia in porta, Dragoschi in angolo. I rimpalli sono clamorosi, ragazzi, quanto sono fortunati. Prima sul rimpallo hanno preso rimessa dal fondo, adesso per poco non ci segnano. Qui passa in qualche modo, Aubameyang, attenzione alla possibilità di contribuire per la Roma. Con Depay è andato largo, deve però partire Memphis qui, deve mettere in moto il motorino Depay, che entra in area di rigore. Occhio a Depay che rientra, finisce giù, attenzione Aubameyang, piano piano, poi palla per Kanté e Scherni, che fa 2-1, ci hanno provato in tre a calciare, alla meglio il numero 13, palla in rete e la Roma si riprende il vantaggio a 12 minuti dal termine. Un gol carambolesco questo, ma un gol pesantissimo per i giallorossi e, permettetemi di dire, anche meritato. Adesso ovviamente stiamo attenti, 2-1 è ancora apertissima. Pallone per Hook, che riesce veramente a crossare dalla linea del fallo laterale. Occhio alla palla rimessa in mezzo, poi Maguire il più lontano possibile. Il pallone verso Aubameyang, che non ci arriva. Ci arriva invece Ibargüen, che passa. Attenzione a Signore lì dentro, la palla passa in qualche modo. Lo sapevo io, lo sapevo io. 2-2. Adesso mi spiegate com'è passato quel pallone. Mi spiegate com'è passato quel pallone. Niente, semplicemente c'è stato il liscio clamoroso di Declan John. Croce, ultimi minuti in cui veramente non si è giocato qui ad Empoli. Finisce infatti 2-2 tra Empoli e Roma. Un gol che non basta, quello di Scherni, un altro gol che invece ci fa gelare, quello di Laurini nel finale, purtroppo per ingenuità clamorosa e poca esperienza a lungo andare da parte dei nostri giocatori, di alcuni tra i nostri giocatori. E non parlo dell'inquadrato Dragoschi, parlo di Declan John, che oggi questa se la poteva anche risparmiare. Allora, il Tottenham rifiuta per la mela, perché dicono che è troppo prezioso per loro. Però non... cioè mi sembra che abbiano chiuso subito troppo presto la trattativa, nel senso che comunque il contratto è di scadenza tra 6 mesi. Ci resterebbe giusto Januzaj, però è normale che sarebbe l'ultima scelta. Allora, loro dicono a questo punto quello che dicevano 2 anni fa, e quindi Benassia non vuole perché i tifosi non l'accetterebbero. Benissimo. Ecco, Perotti per esempio è un altro che se ci sbrigava un po' prima. Comunque intanto vediamo qui, perché accetta lo United, 20 milioni per Januzaj. Adesso bisogna vedere se accettano i 20 milioni per la mela. Detto questo, avanziamo di un'altra giornata sperando che arrivino. No, non arriva un bel niente. Roma-Napoli, vediamo un po' quante ne mancano alla fine di questo episodio, perché la voce comincia a scarseggiare. Ma comunque ne mancano altre 3, compresa questa, farà un po' di fatica. Comunque Roma-Napoli, quarto di finale di Coppa Italia. Non so quanto verrà a lungo questo episodio, io farò più tagli possibili, ma tanto a voi. Se esce un episodio di 50 minuti è solo che piacere, e comunque non uscirà mai, state tranquilli, tanto voi lo saprete prima di me. Buona serata allo Stadio Olimpico, il quarto di finale della Team Cup 2018, anzi 2017-2018 per la precisione. Roma-Napoli allo Stadio Olimpico, due squadre forti, sarà un big match, sarà una partita divertente. Sono curioso di capire la condizione dei partenopei, perché stasera si deciderà un po' tutto, dato che comunque è una gara secca, come sapete. L'unica gara che sarà doppia, come ben sapete, è la semifinale. Il Napoli l'abbiamo già affrontato in campionato qualche mese fa e non era sicuramente una squadra al nostro livello. Ci ha messo leggermente in difficoltà, alla fine abbiamo vinto di misura 2-1, ma comunque non è il nostro livello. Dentro da De Rossi, sta partendo Sala a destra, il lancio di Daniele subito per Sala, Roma che parte aggressiva, la mette dentro Mohamed, verso Aubameyang, Koulibaly lo anticipa, ma c'è il primo calcio d'angolo, la prima azione di gioco. Zuniga dentro da Duvan Zapata, occhio poi a Gabbiadini che la gira un po' alla sua maniera, non trova la porta. Zuniga sbaglia, ringrazia Nainggolan e quindi va dentro da Aubameyang. Vuole accendere la partita Aubameyang, a sinistra via Ronaldo, bella palla di Aubameyang interna per Ronaldo che va sul destro, Reina in calcio d'angolo con Aubameyang che ha visto Bacca, ma da solo Aubameyang che si infila nella difesa del Napoli,
Poi trova Ronaldo. Occhio a Ronaldo a giro sul fondo. Si riparte come si era chiuso il primo tempo. Sa per Nainggolan. È rimasto avanzato Florenzi. Florenzi cerca anche spazio per calciare col destro. Ora ce l'ha! Mamma mia! Florenzi ogni tanto si sveglia, ogni tanto ci ricorda che è via di fuori. La Roma passa in vantaggio al nono minuto del secondo tempo con un Eurogol di Alessandro Florenzi. E ormai ci ha abituato a questi colpi, ha fatto diversi gol molto belli. Io ovviamente non posso che ricordare quello della passata stagione contro il Barcellona. Questo sicuramente non è all'altezza di quei gol, anche per il peso, ma è un gol comunque pesante, è un gol comunque bellissimo, è un gol che dice Roma 1, Napoli 0. Il suggerimento per Allan, poi Perotti si gira, non calcia, va dentro da Gabbiadini di fronte a Scuffet, ci mette un quarto d'ora, Scuffet gli ha già tolto il pallone e la Roma è già ripartita. Di prima in contropalzo per Nainggolan, poi Bacca aspetta ancora Ronaldo e lo serve adesso. Può correre il portoghese, può mettersi in moto. Mancio gli sta dietro come può perché Ronaldo è un po' stanco. Poi ovviamente rientra, l'ha scontato. Ronaldo, palo! Non ci credo. Meritava tantissimo questa giocata di CR7. Il Napoli non ci capisce più nulla, sbagliano ancora. 7 tiri a 1. È quasi un assedio della Roma. Si vuole accendere. Da sinistra arriva anche Emerson. C'è Aubameyang al centro, l'ho visto Emerson. Pallone per Aubameyang, Gabbiadini addirittura a ripiegare in difesa. E l'ho detto anche prima, senza dubbio è lui il migliore del Napoli. No, il fallo è di Koulibaly addirittura. A questo punto si vede che Nainggolan non ha commesso fallo e Koulibaly l'ha presa con la mano. Ronaldo. Sarebbe bello, pesante e importante un gol su punizione che chiuderebbe i giochi. È pronto CR7. Parte Ronaldo sul fondo, abbastanza scoperta. Ma Duvan Zapata sciupa l'ultima occasione, regala una rimessa laterale che non si batterà mai perché la partita è finita, la Roma passa in semifinale, basta e avanza. Il gol di Alessandro Florenzi, il super gol di Florenzi dalla distanza, esulta tanto l'Olimpico perché questa partita era alla vigilia meno difficile di quella che poi si è rivelata. Cioè io mi aspettavo comunque una partita difficile, ok, però almeno sulla carta, l'ho detto anche nella pre-gara, noi eravamo nettamente superiori. Non è stato poi così, nel senso che difensivamente si sono comportati benissimo, hanno tenuto testa per 92 minuti alla Roma, l'unico gol che hanno preso in quel modo, cioè l'invenzione clamorosa di Florenzi con Reina, che se proprio vogliamo dire qualcosa era leggermente fuori dai pali, ma il portiere non se l'aspetta mai un tiro del genere. Detto questo, metà quarti di finale sono già si sono disputati, insomma, con la Lazio che ha eliminato l'Hellas Verona, come prevedibile sulla carta, e la Roma che ha eliminato il Napoli. Si giocheranno Juventus-Inter e Milan-Fiorentina, insomma, comunque sia grandi squadre in questa fase finale della Coppa Italia. Forse derby in semifinale, attenzione, attenzione, forse derby in semifinale, c'è questo rischio, c'è questa possibilità. Ricordo che noi ne abbiamo 22 di fila di derby e in questa stagione, adesso non ce la cuffiamo, però avremo anche la possibilità eventualmente di fare la manita se vinciamo tutti e tre quelli restanti, poi tutti e tre, non si sa ancora se incontriamo la Lazio in semifinale. Andiamo in ufficio perché accetta Januzaj. Il Tottenham dice che è troppo bassa per la mela e quindi possono anche evitare. Però aspettate un attimo. Il dubbio ce l'ho. Il dubbio ce l'ho perché se qui non riusciamo a prendere Benassia, potremo andare su un giocatore diverso e quindi 20 milioni li andiamo a guadagnare di fatto, perché non li dobbiamo mettere da parte per Benassia. Avanziamo col calendario, vediamo un po' cosa succede. Poi eventualmente andiamo anche su un difensore che non sia Benassia. Accetta il Tottenham e dagli è così. E quindi va benissimo. Allora, 110 per la mela lo accontentiamo. Io non darei giocatore chiave, darei giocatore importante, perché vogliamo essere realistici. O realisti si dice in questi casi. Vabbè, comunque avete capito. Poi non so, se vuole un ruolo più importante glielo diamo, tanto sono sempre quei 6 mesi che non ci cambiano nulla. A questo punto, se arrivasse la mela, che infatti accetta, e quindi prendiamo il Coco che torna a Roma per questi ultimi 6 mesi della nostra carriera, e quindi torna lui invece che Benassia, ci restano 18 milioni e mezzo da investire sul mercato, quindi ovviamente ci andiamo a prendere la mela, il che vuol dire che non andiamo più a prendere Januzaj, quindi rifiuto offerta e lui resta a giocare, o meglio a non giocare, a Manchester. Abbiamo preso Eric, ancora non ci credo, perché comunque ragazzi è molto importante aver preso la mela, che a me fa impazzire. Un difensore ci servirebbe, perché comunque il quarto in difesa fa sempre comodo. Ah, l'ideale sarebbe un mancino. A me viene in mente una trattativa che poi ha fatto la Roma quest'estate
andando a prendere Vermaelen. Adesso non so la condizione fisica di Vermaelen, non so come sia messa, però è quel giocatore esperto, di esperienza internazionale soprattutto, che ti può dare quel qualcosa in più, almeno in Champions League. Chiediamo informazioni per Vermaelen, perché sono curioso, sarebbe un ottimo innesto. E mentre cercavo Vermaelen, fino a Ver c'era anche un altro giocatore interessante, che è Vertonghen. Sicuramente molto più complicato da prendere, però anche lui sa... ah, ce l'ha il Milan tra l'altro, quindi non si può fare, non mi voglio connettere, voglio vedere se è mancino o destro, non ce lo dice, beh. Ce l'ha il Milan, quindi vediamo Vertonghen. Richiesta per Thomas Vermaelen, partono da 8 milioni, benissimo, benissimo. Allora 4 milioni, magari ci daranno qualcosina in più, però noi prendiamo 4 milioni per praticamente gratis, se lo prendiamo. Ok che è un giocatore quasi a fine carriera, ma è un giocatore che secondo me può aiutarci tantissimo. È cominciata la partita all'Olimpico con la Roma in possesso di palla. Si parte. Sale molto bene ancora De Sciglio. Sali Ucian, c'è Aubameyang dentro, servito. Calcia in porta Allison. Dice di no. Lui ha tempo giusto, occhio a Mamed che arriva come un treno sul fondo, dalla fine in fondo mette dentro. E poi Moisander riesce a deviare in calcio d'angolo. E viva la Roma comunque, questo è molto importante. Parte Nainggolan a cercare la testa di Ronaldo, che la sblocca al 20° del primo tempo. CR7 fa 1-0, segna ancora. E ora sono 9 in campionato, se non vado errato con i calcoli. Dovrebbe essere il nono centro stagionale, ma ora la grafica ce lo dirà. In due, anzi in tre, compreso il portiere, hanno provato a salvare questo gol. Ma lui ha avuto sempre la meglio. E come all'andata, segna la Samp, segnato sul rigore un girone fa. Il gol del 2-1 che concluse la rimonta della Roma, iniziata dal pareggio di Bacca. E per il numero 7 questo è il decimo centro stagionale, quindi sorpassa anche Aubameyang nel tabellone di marcatori, è il primo giocatore della Roma in questa stagione ad andare in doppia cifra nel campionato. Sansone mi sba, trova Moisander, porta ancora il pallone il giocatore della Samp per Carbonero, dentro da Muriel, attenzione alla Samp, è passato Muriel a tu per tu con Dragoschi, riesce con un tiro abbastanza strano a pareggiare la partita, però vorrei rivedere dalla replay per capire come ha calciato, perché Dragoschi è andato giù come fosse stato vittima di un pallonetto. Vediamo un po', perché il tocco sotto un po' la prende un po' sotto la palla, ma comunque al centro della porta. Secondo me qui Dragoschi sbaglia tutto, perché il tiro è centrale. È 1-1 come una settimana fa ad Empoli, sì era una settimana fa, la Roma sta pareggiando, quindi io mi auguro di riuscire a vincere questa partita, perché già è difficile giocarne tante in poco tempo di partite, no? Per esempio giocare 3 partite a settimana. In più se fai fatica e non vinci diventa quasi un dramma, e non vorrei ritrovarmi nella situazione di fine 2017. Comunque adesso in diretta ci prepariamo al debutto, al nuovo debutto dopo quello di qualche anno fa in maglia giallorossa per il Coco, Eric Lamela, che scende in campo con la maglia numero 8 al posto di Mohamed Salah. Era Roma Palermo, era la sua prima partita in maglia giallorossa della stagione 2011-2012, all'esordio partì dal primo minuto e segnò. Questa volta parte dal 45° al posto di Salah. E vediamo un po' cosa succederà. È bello rivederlo in maglia giallorossa Lamela, e sono sicuro che anche per voi, tifosi da Roma e non, sarà comunque reputato un ottimo acquisto. Vediamo un po'. Sta riandando il Coco. Servito Lamela. Dentro da Aubameyang, sale anche Ucian, se lo sono perso, Ucian gioca dentro a cercare Bacca, non lo trova però, dalla parte opposta c'è Ronaldo che rimette la sinistra offensiva della Roma, finta di Ronaldo, non passa, poi recupera e poi è calcio d'angolo, Bacca, e attenzione, quello era rigore clamoroso, ma Lamela è passato intanto, Lamela sul fondo, quello però è rigore grosso come una casa, è rigore grosso come una casa, perché Bacca scarica il pallone e viene messo giù, si erano fermati tutti, compreso Lamela, e questo è un rigore negato alla Roma. 1-1 all'Olimpico, il secondo pareggio di fila della Roma. Non ricordo come finì lo scorso anno, ricordo che invece 2 anni fa contro la Samp era veramente tabù, perché in Coppa Italia ci eliminarono battendoci 2-1 e in campionato finì 2-2 con una beffa clamorosa nella finale. Insomma, la Samp non è sicuramente l'avversario giusto da cui ripartire. Se non erro, neanche l'anno scorso avevamo vinto, adesso vado un po' a memoria. Una Roma che non mi è dispiaciuta comunque, anche se ha bisogno, perché ultimamente lo fa di meno rispetto a prima, ha bisogno di quel guizzo nel finale. È successo più di rado, è successo solo contro il Sassuolo negli ultimi mesi. E secondo me abbiamo bisogno anche di soffrire ma riuscire a vincere alla fine, perché fa morale. Io sono curioso anche di vedere se ci hanno sorteggiato in realtà
la semifinale. Intanto qui dicono offerta troppo bassa, loro continuano a insistere per 8, gli diamo 6. E dicevo, sono curioso di vedere se hanno sorteggiato la semifinale di Coppa Italia, perché vi ricordo che potrebbe essere derby, ancora non lo sappiamo. Lazio sarà derby in semifinale, e quindi ancora 3 derby da giocare. Sarà prima Lazio-Roma, poi Roma-Lazio ovviamente, e in mezzo però c'era la partita di campionato che sarà un Lazio-Roma. Quindi tanta roba questo finale di stagione, che poi parliamo di finale di stagione ma siamo ancora a fine gennaio, però comunque ci siamo capiti. Andremo a giocare l'ultima partita di questo episodio contro il Pescara, prima accetta il Barcellona. E quindi andiamo anche su Vermaelen, che sicuramente non vedremo, ecco dobbiamo un attimino perfezionare qui il budget stipendi, sicuramente non vedremo Vermaelen contro il Pescara perché per motivi logistici e tempistici non può arrivare, però con molta probabilità a questo punto penso che lo vedremo nei prossimi 6 mesi in campo e magari anche da titolare. Adesso dipende un attimino come si ambienta e tutto quanto. Giocatore importante, perché sarà importante il suo arrivo nella capitale. E allora, con la voce che è sempre di meno, ma me la sono tenuta anche abbastanza bene, sono stato bravo, quindi fatemi i complimenti, lasciate like, così nel dubbio. Andiamo all'Olimpico per giocare contro l'ultima in classifica, quindi 2-0 all'andata, una partita abbastanza semplice, dobbiamo giocare con la stessa testa e fare altri 3 punti. Leggere queste statistiche sicuramente ci fa capire molte cose. 37 gol segnati in Serie A in 21 partite dalla Roma, e invece 48, se adesso ho la memoria, subiti dal Pescara. Roma-Pescara all'Olimpico, 22esima giornata di campionato. La Padula, avvenimento per Memusai, dentro da Caprari, attenzione a Caprari, risponde Dragoschi, e Vito Pameyang che ci mette un po' a stoppare il pallone, se lo porta comunque avanti, resiste ancora Aubameyang, piglia Celli, gli fa il miracolo come all'andata. Risala con il tacco, riesce anche a lasciare sul posto Mignanelli, attenzione che si è acceso l'egiziano, sarà dal fondo, steso, calcio di punizione per la Roma dal limite. E qui è rischiato tanto per il numero 20 del Pescara, perché era veramente al limite, quasi sulla linea. Il pallone c'è Depay, vediamo come va a colpire. Depay forte e teso per Salah, che ci mette la punta e porta in vantaggio la Roma. Proprio lui, Mohamed Salah, 1-0, esattamente al 46esimo. Angolo battuto verso Manolas, anticipato da Machin, che per poco non fa 2-0. Da Depay, ma che non ha fretta. Depay per la mela, attenzione al Coco, che può calciare, palo! È sfortunato la mela però, è sfortunato Eric, che poteva chiuderla così. A Maximen, triplice fischio, no, si fa male Kanté, non fischia più l'arbitro. Si fa male, guardate, è incredibile, per non fischiare si è fatto male Kanté, è clamoroso ragazzi. Questa non la mando giù, perché se Kanté si è fatto male gravemente, abbiamo perso un grandissimo e importantissimo giocatore. Io pensavo fosse il triplice fischio, non fischia più, è clamoroso. Fischia adesso, vabbè, abbiamo capito tutto. Finisce così comunque con la Roma che vince, torna alla vittoria dopo 2 risultati in cui abbiamo comunque peccato, perché sì, abbiamo fatto dei punti, ma mosso relativamente alla classifica, nel senso sono stati 2 pareggi. Torniamo ai 3 punti, ed è importante dal punto di vista della morale, torniamo a vincere in casa, ottimo, e dovremo tornare nel prossimo turno a Reggio Emilia contro il Sassuolo a vincere anche in trasferta. Comunque, spero non sia nulla di grave per Kanté, adesso lo andiamo un attimino a vedere e poi concludiamo anche la trattativa di Vermaelen per poi salutarci, perché non ce la faccio più. Giocatore infortunato per 9 giorni. Sospiro di sollievo. E adesso 10 ore per Vermaelen. Potrebbe essere proprio questa la notizia dell'ufficialità. Ed è così. Thomas Vermaelen è un nuovo giocatore della Roma. Arriva per 6 milioni dal Barcellona. Benissimo. Quasi non ci credo di averlo preso a così poco. Però ottimo. Cioè, ok che per carità è un giocatore con età abbastanza avanzata, ma non mi aspettavo di pagarlo così poco, quindi spero non sia un fail clamoroso, scusate. Direi che possiamo salutarci qui, vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, commentate qui sotto appunto con cosa ne pensate, magari un voto accompagnato da un giudizio sul mercato. Se non lo siete già, iscrivetevi chiaramente al canale, passate qui sotto in descrizione per tutti i miei social, ad esempio Facebook, Instagram e Telegram. Per il momento è tutto, un bacione e bella raga. We'll be right back.